Buonasera, eccoci alla lettura di un altro brano di Eutanasia Romantica, che è l'opera letteraria che ho scritto io, Andrea Nicolaevich Ruffolo, e che si divide in tre libri. Il brano che leggeremo adesso è tratto dal primo libro, che si intitola Il Tempio di tutte le religioni del mondo. Questo brano è in sostanza una dedica, cioè il motivo per il quale Cupidus ritiene di dover scrivere questa storia. La dedica è per la donna di cui Cupidus si innamora e che è Psichis. Quindi già dai due nomi, Cupido e Psiche, capiamo che si tratta di una rielaborazione della favola di Apuleio, tratta dalle Metamorfosi dell'Asino d'Oro, che si intitola appunto Amore e Psiche. Si ricorda che Cupido era stato sollecitato dalla sua domina, cioè Venere, di andare da Psiche e vendicarsi, vendicarla, perché Psiche è talmente bella da offuscare persino la fama di Venere. In realtà Cupido non riuscirà a vendicarla perché si innamorerà appunto di Psiche. Quindi all'inizio proprio dell'intera opera c'è questa invocazione a Psiche che ci riporta agli amori assoluti, gli amori eterni. Tra le altre cose che dovrei dire è che in questo brano Cupido rivela anche il suo nome, perché fino a questo momento il nome di Cupido non è stato ancora fatto, cioè il narratore non ha ancora rivelato il suo nome. Egli rivela inoltre, sempre in questo brano, di essere stato abbandonato dal padre e quindi di non averlo conosciuto, e quindi è orfano di padre. Poi ci racconterà anche che lo abbandonerà anche la madre. Ci sono due citazioni in questo brano, uno è tratto dall'Orlando innamorato di Matteo Boiardo e l'altro è tratto dal Vangelo secondo Marco, dal capitolo 12 del Vangelo secondo Marco. A chi dovrei dedicare questo romanzo se non a te, Psichis, fiore dei miei ricordi, preghiera dell'anima mia? Fosti tu solamente uno spettro divino che si degnò di parlarmi quel giorno giù nelle profondità della città mia, o un vero essere umano che portò luce e calore nella mia vita? Quando si è tanto desiderato la propria creatura, si può distinguere il confine tra il reale e il mondo dei sogni da cui noi stessi venimmo tratti e di cui perdemmo il significato? Perdona, perdona, Psichis, il mio involontario delitto allestito dal destino al quale anche io mi sono dovuto inconsapevolmente piegare. Per te, io, nuovo Orfeo per la sua Euridice, canterò il vero amore che permette di aprire le porte dalle quali nessuno ritorna. Ora, mentre scrivo, digitando freneticamente sulla tastiera, guardo le mie mani, animali rugosi e strani, quasi staccati da me, ma che ebbero l'avventura di carezzarti. Ora che tutto sembra passato, resterà forse la memoria di quel giorno in cui ti ho conosciuto, per dirmi che non ho solo sognato e che esisti. Esisti veramente e che non ho vissuto invano. Innamorarsi è salpare verso il mare aperto. L'eccitazione iniziale affronta di slancio le prime miglia sull'azzurro scintillante, poi, quando anche l'ultima lingua di terra scompare silenziosa dietro di noi, quando sappiamo che non torneremo indietro e tutto intorno ci sarà solo il silenzio e la vastità di un feroce azzurro, preghiamo che la prora
nella sua altalena, dagli onde gentili che contengano la loro minaccevole corona di spuma sotto una cupola serena. Tu mi conosci, Psichis. Voi, invece, amabili lettori, chiamatemi pure Cupidus, l'amabile amante, nell'arco d'amore insuperato. Ora, quando il sole scompare dietro il gianicolo, il monte di Giano bifronte, che ricorda passato e prevede futuro, il mio pensiero va all'amore per Psichis, che salvò il mio cuore. Dunque, state attenti e quieti ed ascoltati la bella storia che il mio canto muove e vedrete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabili prove che fece il franco Cupidus per amore, afflitto per l'assenza del suo progenitore. Non ridete per un nome così altisonante, Cupidus. Io ne vado fiero. Me lo diede quell'alchimista di mia madre in onore del dardo d'amore per mio padre, ferita dall'estasi, come Teresa in Santa Maria della Vittoria su una nuvola bernignana. Così mi raccontò poi Cornelia. Ebbi appena il tempo di essere concepito, cioè che una cellula spermatica, precedendo come Filippide a Maratona 100 milioni di molituri confratelli, entrasse di testa nel deposito cromosomi dell'ovocita materno, che mio padre, apprese la notizia, lasciò mia madre e sparì per sempre. Più volte dunque durante questa storia mi sono chiesto se dovesse essere proprio quello lo spermatozoo a entrare. Io, ex spermatozoo di me stesso, embryo incarnatus et homo factus sum, perché se fosse entrato il seguente animalculo, è evidente che sarebbe nato mio fratello e io, spermatozoo concepito per non essere concepito, sarei rimasto in pace nell'empireo, a guardare con indifferenza le mille beghe che da milioni di anni affliggono i discendenti degli australopitechi Adamo ed Eva. Che the mass creator, il creatore del disordine, il factotum, avesse deciso che fosse proprio quello lo spermatozoo a dover entrare, perché io, proprio io, incarnatomi nel mio destino, dovessi raccontare cosa c'è al di là della vita prima di ritornare da dove venni. 40 giorni, tempo biblicamente fatidico, dopo la scomparsa di mio padre, mia madre, quella naturale, decise di metterci una pietra sopra. Mio padre, sepultus fuit. A perenne memoria mia madre, così mi raccontò Cornelia, disegnò un grande occhio concentrico alla Miró, un punto interrogativo che ho sempre conservato, appoggiato sull'eggio di cui vi ho già parlato. Quasi mio padre e mia madre vi si potessero un giorno rimaterializzare. De mortuis quod resurgant non legistis. E qui finisce il capitolo 8. Ecco, semplicemente di questa ultima citazione in latino darei la traduzione. Che poi i morti risorgano, non avete voi letto nel libro di Mosè in qual modo Dio parlò a lui nel roveto dicendo: io sono il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe? Al prossimo brano.